Domenica 7 maggio è andata in onda la nuova puntata di Cucine da Incubo 5. Ospite d'eccezione Carla Gozzi, pronta a dare sostegno allo chef Antonino Cannavacciuolo per risollevare l'animo del ristorante Villa Rugantino ad Anzio. La Gozzi si è occupata soprattutto delle divise dello staff, in quanto è un asso a dare consigli di stile. Ma cosa è successo durante la puntata? Maurizio è il proprietario di Villa Rugantino. Aveva deciso di allargare quella che prima era l'osteria Rugantino. Ha comprato un nuovo caseggiato più grande, quindi ha cambiato location. Ha portato con sé l'intera famiglia. Dopo l'apertura, però, sono iniziati i primi problemi di gestione e comunicazione. Soprattutto c'era un rapporto conflittuale tra Maurizio e il genero Emilio, marito di sua figlia Roberta e cuoco del locale. Con l'arrivo dello chef Antonino Cannavacciuolo e di Carla Gozzi al ristorante Villa Rugantino, le cose sembravano andare meglio. Ma sarà davvero così? O quello che ci viene mostrato in Cucine da Incubo non rispecchia la realtà dei fatti? Qualcuno ha recensito la location su TripAdvisor dopo l'intervento di Cucine da Incubo 5. E a quanto pare il programma funziona davvero. Il ristorante infatti è apprezzato per la sua eleganza e la cucina di qualità. Si legge: Villa Rugantino è passata sotto la cura di Cannavacciuolo con le sue cucine da incubo e la differenza si sente. Adesso sì che il ristorante merita la visita. O ancora, locale completamente rinnovato, abbiamo mangiato un misto pesce di prima qualità e delle tagliatelle fatte in casa alla genovese con gamberi squisite. Per non parlare dei dolci buonissimi e ben presentati, ottimo rapporto qualità-prezzo e personale super disponibile. Ci torneremo al più presto. Complimenti, continuate così. Insomma, i clienti hanno constatato il reale cambiamento del ristorante Villa Rugantino, il che dimostra quanto Cucine da Incubo e soprattutto Antonino Cannavacciuolo possano essere indispensabili per risollevare le sorti di un locale.